31 gennaio prenderà avvio un corso di formazione organizzato dal Comune di Bovamarina in collaborazione col dottore Tuscano, che è il responsabile del centro di documentazione. Dicevo, un corso di formazione rivolto a giovani che hanno dato la loro adesione a seguito di un avviso pubblico pubblicato sul sito del comune. Hanno aderito 25 persone, molti di Bovamarina ma anche dei comuni limitrofi. Questo corso di formazione avrà oggetto, diciamo, la storia del nostro, le radici storico-culturali del nostro territorio e poi in particolare il parco archeologico, quindi tutto quello che c'è all'interno del parco, a partire dalla sinagoga, dei resti della sinagoga. E sono previsti, il primo incontro inizia, dicevo, il 31, tutti gli incontri si svolgeranno il sabato, tranne forse uno Ah, che si certo. detta di domenica, Sì. per non sovrapporre. Diciamo, ci sarà un altro evento e quindi per non sovrapporre, che non ci sia una sovrapposizione. E l'ultimo appuntamento, che sarà concluso dalla dottoressa con l'intervento della dottoressa Andronico della Sovrintendenza, il 7 7 marzo. settembre. E tutti gli incontri, diciamo, ci saranno professori di spessore per quanto riguarda, diciamo, la materia oggetto del corso. Questa attività si inquadra in un più ampio programma che ha l'obiettivo di rilanciare il parco. Su questo stiamo lavorando, sta lavorando soprattutto qui il dottore Toscano, che è bene sottolinearlo, lavora anche gratuitamente, e vabbè, Silvio, anche, che è qui pure nella veste di giornalista, e ovviamente la dottoressa Maria Luisa Ollio, che è l'assessore al ramo, diceva, e rientra quindi in un più ampio programma di devalorizzazione, perché il parco è una grande risorsa per Bovamarina, ma per l'intera area greganica e anche per l'intera provincia. Basti pensare al fatto che si riteneva fino a qualche tempo fa che fosse la seconda sinagoga dopo quella di Ostia, e già questo era una cosa grande, ma addirittura si è aperto un dibattito fra gli studiosi e parrebbe che addirittura fosse più antica di cui questa, se i resti di questa sinagoga siano più antichi, è ancora da accertare, ma c'è questo dibattito, dicevo, sia più antica di quella di Ostia. Io adesso cedo la parola all'assessore, che entrerà più nel dettaglio del programma. Allora, buongiorno, grazie. Innanzitutto vorrei ringraziare tutti coloro che hanno partecipato agli eventi che si sono svolti sabato e martedì. Sabato il primo caffè letterario e martedì la giornata della memoria. Oggi, come diceva il sindaco, presentiamo il corso di formazione Parco Archeoderi, 9.000 anni di storia e di cultura, che si terrà proprio al Centro Studi e Documentazione, ha l'obiettivo di formare dei volontari che gratuitamente accompagneranno le scolaresche o i gruppi che verranno a visitare il parco archeologico. Come diceva il sindaco, il corso si svolgerà il sabato tranne un incontro di domenica, sono 5 incontri. Il primo è previsto il 31 gennaio, ci sarà la presentazione ai ragazzi, verranno coinvolti 25 ragazzi che hanno aderito all'iniziativa, più i professori che nel corso del mese terranno le loro lezioni. Tutti ovviamente hanno aderito a questa iniziativa, anche i professori, gratuitamente. Infatti vorrei ringraziarli e
Ci sarà il 7 febbraio il professore Strangers, che inizierà appunto il corso e tratterà l'argomentazione storia, preistoria relativa al parco archeologico e a tutta l'area grecanica. Passeremo poi al dottore Natale Zapparà, al professore Carmelo Cuppari, interverrà anche il professore Saverio Verducci con il dottor Franco Tuscano e chiuderà i lavori la dottoressa Andronico. Ah, scusatemi, perdonatemi, dimenticavo uno dei più importanti, che il professor Enrico Tromba, e chiuderà i lavori il 7 marzo la dottoressa Andronico, che si occuperà ovviamente di tutto ciò che riguarda l'archeologia, gli scavi e la sinagoga. Il 14 marzo, a chiusura del corso, verrà consegnato ai ragazzi, alla presenza del sindaco, un attestato, verrà rilasciato loro un attestato che gli consentirà quindi di... volontariamente e gratuitamente di essere presenti al parco e di aiutarci appunto in questo processo di valorizzazione e di sviluppo del parco stesso. Ringrazio, concludo ringraziando, ma non per ultimo, solo per una questione di tempistica, il dottor Franco Tuscano, che con me ha organizzato e realizzato il corso e che si impegna quotidianamente affinché appunto questo gioiello, questo fiore all'occhiello che abbiamo nel nostro territorio venga valorizzato e sempre più conosciuto, non solo nei nostri territori ma anche fuori. Grazie, cedo a lui la parola, che più nello specifico ci parlerà di quelli che saranno gli argomenti che si tratteranno durante il corso. Va bene, niente, stavo giusto dicendo che comunque non ci eravamo consultati prima con l'assessore, con Maria Luisa, ma non fa niente, molte cose sono state dette da lei pure con precisione, puntualità, con dovizia di particolari, per cui cercherò di dire qualcosa che non è stato detto, più che altro qualche altro dettaglio. È un corso di formazione questo che non può avere la pretesa o l'ambizione di formare figure di esperti in beni culturali o storici o archeologi, ma ha però ecco, l'obiettivo modesto ma dichiarato di consentire a tutti coloro che lo desiderino di avere una maggiore conoscenza di quelle che sono, si intende chiaramente a grandi linee, le radici storico-culturali di questo nostro territorio e anche di maturare, sempre in qualche misura si intende, una conoscenza non, diciamo, non troppo superficiale di quelle che sono le bellezze e le ricchezze di questo territorio, che sono che territorio che, come sappiamo, l'abbiamo più volte detto, è un vero e proprio giacimento di risorse culturali. Risorse che, se valorizzate, siamo certi, potrebbero addirittura fare da traino nell'ottica sempre di un processo di crescita delle nostre, di crescita anche economica, oserei dire, delle comunità locali e quindi anche della nostra. Ed il parco, a proposito di valorizzazione, il parco nasce proprio dalla volontà di valorizzare il nostro territorio, che sapete è ricchissimo sotto ogni profilo culturale, in particolar modo sotto il profilo archeologico, e quindi nasce con questa volontà e anche con lo scopo di trasmettere l'anima di una terra antica, di una terra che, come tutti ben sapete, è stata la nostra terra un punto d'incontro, un crocevia di grandi civiltà. Quindi il parco che è in questo senso, parco in cui tra l'altro si spalmano, per così dire, reperti che occupano un arco temporale di oltre 9.000 anni. Sapete tutti che addirittura risaliamo fino al primo neolitico, cioè siamo intorno alla fine del settimo millennio, inizio del sesto, quindi voglio dire una storia piuttosto lunga, se così si può dire. E parco che quindi diventa il protagonista assoluto di questo corso di formazioni di cui vi hanno prima parlato. Il sindaco ha fatto un accenno e poi Maria Luisa, l'assessore appunto alla cultura, con cui stiamo, devo dire, operando veramente in perfetta sintonia e sinergie, soprattutto dovute a due elementi, a quello della passione che ci unisce anche all'umiltà, devo dire. Questo corso, ho detto prima, l'ho definito modesto, lo confermo, modesto ma nello stesso tempo un po' speciale. Perché?
perché è, l'ho definito io, una sorta, deve essere considerato per gli iscritti una sorta di compagno di viaggio verso quello che noi definiamo, intendiamo un vero viaggio di scoperta, quel viaggio di prustiana memoria. Noi l'abbiamo, io ho ripetuto spesso questa, questa frase, questa locuzione prustiana, ma la confermo, perché secondo Proust appunto il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre, ma nell'avere nuovi occhi. Noi abbiamo bisogno di avere nuovi occhi, perché fino adesso abbiamo guardato, ma non siamo riusciti a vedere, a focalizzare le bellezze e le ricchezze del nostro territorio. Territorio che invece di bellezze e ricchezze, di patrimonio materiale ed immateriale, è sicuramente un portatore sano. Mi avvio sicuramente a concludere dicendo che sia il nostro patrimonio culturale sicuramente di primissimo livello, non lo diciamo sempre noi, solo noi, perché potrebbe sembrare del campanilismo. Il direttore del Censis di Roma, anche in una conferenza internazionale, ha dichiarato che il nostro patrimonio, il patrimonio calabrese, specialmente dal punto di vista del segmento archeologico, è addirittura il primo in Europa. Ma noi ci accontenteremo che fosse uno dei primi, siamo certi che lo sia. Un plauso anche da parte mia a tutti gli iscritti per l'interesse e per la sensibilità, e anche ai docenti che secondo una... docenti amici relatori, che secondo una consuetudine ormai consolidata presteranno la loro opera appunto gratis et amore dei, secondo un'affermazione che utilizziamo molto, molto spesso, come d'altronde ho sempre fatto io fin dal 27, non ci tengo a dirlo, perché no, fin dal 27 giugno 2010 operando appunto a titolo gratuito nel parco. Quindi corso come punto focale per la conoscenza di quelle che sono radici culturali e patrimonio culturale immenso di quest'area, che noi abbiamo sia il dovere ma anche nello stesso tempo il privilegio di tutelare, di salvaguardare, di valorizzare, di promuovere e perché no di divulgare. Dovrei dire qualcos'altro, ma penso che ho detto un bel po', ci saranno altre occasioni, ok.